eccoci di nuovo a casa di Elisabetta Reali. Buongiorno a tutti. Grazie di averci ospitato ancora. Grazie a voi che siete arrivati. L'altra volta avevi preparato un buonissimo gelato con lo sciroppo di menta fatto da te. Fresca. E ci è piaciuto tanto, che mi hai detto, ma faccio un altro gelato, Elisabetta. Va bene. E così oggi ci prepari il gelato alle rose. Rose, sì. Leani, una pasticcera esperta e che ha scritto un libro, esatto, su tutti i dolci che si possono preparare buoni, sì, sani, golosi, senza latticini e senza glutine. Esatto, ho dovuto cambiare il mio modo di pensare, di cucinare, sia i dolci che tutto il resto, perché mi sono ammalata per problemi di glutine e di latticini, allora ho modificato tutto il mio modo di fare, con una buona riuscita, ecco, devo dire, certi dolci cremosi, anche tiramisù, sono veramente buonissimi, non si accorgono i miei amici che sono diversi. Il tuo libro, sappiamo che ci sono tantissimi altri dolci, oltre ai gelati, dolci al, esatto, cucchiaio, torte, tutte senza latticini. Tutti senza latticini e senza glutine. E senza anche glutine. Sì, sì, anche quindi quello. Questo che ci prepari oggi è un gelato senza latticini. Esatto. E quindi direi che ci possiamo procedere come, esatto, come, okay, l'altra volta, quindi la, allora, base. La base è sempre fatta con i rossi d'uovo, sì, e lo zucchero. E lo zucchero, anche lo sciroppo d'agave, o altrimenti, sì, e l'acqua, perché viene fatto lo sciroppo di acqua e zucchero, va fatto bollire per un minuto e poi viene aggiunto ai rossi che stanno montando, e proprio si monta tantissimo. Però prima volevo farvi vedere anche a caramellare le rose, se sì, ti può andare, certo, bene. Siccome è molto bello anche da decorare, ovviamente, sì, le rose che non vengono date dai. Esatto, esatto. Allora, è molto semplice, basta prendere la chiara dell'uovo leggermente sbattuta, viene pennellata tutta completamente, ma proprio in maniera molto leggera, molto delicata, poi viene messa dentro nello zucchero, schiacciata leggermente, la scuotiamo appena appena. Ecco, vedete, così si vede. Qui non ho proprio coperto completamente, invece andrebbe proprio coperta completamente con la chiara. Uh-huh. Perché se rimane completamente coperta non va male, cioè nel senso dura veramente anche una ventina di giorni in una scatola chiusa. Una volta che però si sono seccate per circa 3 o 4 giorni all'aperto. Il risultato è questo che, sì, vediamo qui. Esatto, esatto, sì. Qui abbiamo lo sciroppo di, esatto, rose, lo farò vedere. Che in questo caso tu hai già unito. Ho già unito, base, esatto, bravissima. Sì. Allora, questa è la montata di zucchero, acqua o altrimenti sciroppo d'agave, va benissimo lo stesso. E rossi d'uovo. Adesso mettiamo la panna, ovviamente vegetale. Come avevo detto anche per quello alla mensa, se si lascia lì almeno 2 o 3 giorni nel congelatore, se si affretta sono sufficienti 8 ore nel congelatore. Minimo 8 ore. Però ecco, esatto, benissimo, se uno lo sa magari all'ultimo minuto arrivano dei parenti, degli amici, però se si tiene almeno per 3 giorni si insaporisce di più, proprio perché lo sciroppo è naturale, come anche quello è naturale, pian piano prende tutto un sapore completo, bello pieno, ecco, diciamo. Adesso se volete assaggiare, questo è gelato alla rosa, l'ho messo nel congelatore, si può trasferire nei contenitori apposta. E adesso un sapore particolare, molto naturale. Certo, sì, naturale. Adesso se volete vado a prendere quello già pronto, sì, così vedete anche la consistenza, che rimane cremosissimo. Sì. E lo porto in 2 minuti. Arrivo subito. Fretta, tornata col gelato di rose, che ecco, bello! Bellissimo. Ecco. E con i petali. E con i petali caramellati. E poi ho fatto anche le limbe di gatto, che volendo uno può accompagnare senza glutine, ovviamente, tutto senza glutine. Ah, quindi insomma bisogna registrare ancora insieme
perché sì, ci devi anche insegnare come si fanno le lingue di gatto. Certo, senza glutine, senza latticini, da abbinare a tutti i tipi di gelati, alla frutta, alle creme, quello che si vuole. Bene, dopo i gelati, i biscotti. Ci rivediamo presto. Arrivederci. Grazie. Grazie a te.